Amiche ed amici bianconeri, mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Ciao Sofia, stai segnando ovunque? Questo è più speciale degli altri. Ma onestamente non ci sto pensando tanto, nel senso che sono contenta per la vittoria e il gol è servito poi per tutta la squadra, quindi beh, sicuramente segnare allo stadio è un'emozione grande, però niente, sono contenta per la vittoria. Quanto è difficile a livello proprio di testa essere sempre concentrato? Ogni partita è difficilissima. Diciamo che adesso abbiamo un bel periodo pieno di partite e diciamo che la forza sta proprio lì, cercare di essere super concentrata ogni partita e pensare che ogni partita sia e abbiamo un obiettivo ogni 3 giorni, quindi è chiaro che bisogna pensare partita per partita. Questa vittoria con la Roma dice che la Juve oggi è favorita per lo scudetto, è ancora lunga. No, no, ancora lunghissima. Ancora lunghissima, poi quest'anno c'è la Roma, c'è l'Inter, c'è la Fiorentina. Diciamo che noi stiamo, come ho detto prima, pensando partita per partita, quindi ogni 3 punti siamo contente e poi vedremo come andrà, però è lunghissimo. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sei un po' come eremita, no? Cioè, sembra che tutto quello che tu tocchi diventa oro. È successo mercoledì, l'abbiamo rivisto oggi alla prima palla. Volevo chiederti su cosa ti piacerebbe migliorare ancora di più nello stretto, cioè su cosa stai lavorando in particolare, perché l'efficacia realizzativa in questo momento è ai massimi della tua carriera, direi. Sì, ma per il modo di giocare nostro, ovviamente prediligo l'attacco alla profondità, quindi mi sto anche concentrando sul lavorare spalle alla porta, magari non andando sempre in profondità, e soprattutto perché affronteremo in campionato anche squadre chiuse e quindi devi essere bravo ad avere tutte e due le caratteristiche. Poi chiaramente è meglio lavorare sui punti di forza, nel senso che poi a un certo punto a 25 anni, secondo me, un atleta è abbastanza formato, quindi deve essere capace di capire quali sono i punti di forza. Però certo, anche lavorare nello stretto è una cosa che mi manca e sto cercando di lavorare. Senti, cos'è scattato quest'anno? Perché sei arrivata giovanissima, hai fatto no, il tuo giro prima di tornare. Qual è il segreto e cosa veramente è cambiato dentro di te se è scattato qualcosa, visto questo inizio? Ma onestamente, non, cioè, me lo chiedono in tanti, perché, però no, sono semplicemente tranquilla, gioco per divertirmi, c'è un bel clima all'interno della squadra, ognuna lotta per l'altra, non lo so, c'è questa energia positiva da parte di tutti, perché poi vabbè, penso che comunque sia vero, sto segnando tanto, ma penso anche alla Fiorentina, alla doppietta, sì, la doppietta, però anche Amalie ha segnato, poi ha fatto l'assist per Rosucci, cioè, secondo me ogni partita c'è qualcuno che diciamo che mette una pezza, tra virgolette, nel senso che siamo tutte focalizzate e quindi poi questo è quello che succede. Poi io non so, onestamente non ho un segreto. Non siete comunque cantone dipendente in questo senso, perché se non No, ci sei tu. no, assolutamente. Come anche contro la Fiorentina, Caro ha sbloccato la partita perché era una partita da sbloccare. Se penso poi a Polina, Krumbiegel, che comunque fa sempre ottime tutte, anche in difesa, cioè non ho. Se ci penso, dico, secondo me siamo tutte in questo momento tutte efficaci al 100%, quindi no, assolutamente non mi sento di dire che è una Juve dipendente da me, anzi. E tra Roma, Inter e Fiorentina, quale può essere l'avversario un po' più scomoda per questa lunga cavalcata? Ma sicuramente tutte, nel senso che siamo tutte lì ancora. Oggi abbiamo vinto, quindi ci permette di Tutte lì, la avere. Roma meno no. Lo so, però siamo all'inizio del campionato e alla lunga comunque loro stanno attraversando un momento, ok, magari non bellissimo, però comunque il calcio non si sa cosa succede. E sicuramente l'Inter sta facendo molto bene, anche la Fiorentina che ad oggi ha perso solo contro di noi. Sì. Quindi non lo so, vedremo. Ultima, segni spesso e volentieri nei big match e mercoledì ce n'è uno importante, hai già il colpo in canna. Speriamo, no, non lo so, veramente io non, cioè penso partita dopo partita e secondo me è un po' questo il segreto, nel senso che alla fine, avendo tutte queste partite, non, secondo me pensarci troppo ti fa venire un po' di non lo so, ansia da prestazione, queste cose qua, però se alla fine inizio a pensarci al pranzo pre-partita e poi dopo gioco non lo so, il gol viene, penso che se durante la partita magari. Quello che mi è successo anche oggi, magari anche se faccio un errore, cerco di ripetermi di stare dentro la partita, che magari in qualche modo, ad esempio il gol di oggi è un'occasione un po' sporca che mi è capitata, però
però penso, dentro di me penso magari mi capita una palla così e devo essere brava a metterla dentro, quindi il segreto è stare nel momento presente, insomma. Ciao Lindsay, volevo chiederti le emozioni di questa partita. Tra l'altro, oggi hai fatto una grande prestazione tua a livello personale. Per tutti noi è stata una partita bellissima, emozionante. Per me era la prima volta allo stadio, all'Allianz, quindi è qualcosa di, penso, unico. Noi ci lavoriamo tutti i giorni per questi tipi di partite. Speriamo che abbiamo mostrato un viso bellissimo del calcio italiano e speriamo anche di aver trasmesso tanto ai tifosi, quindi noi ce la giochiamo sempre per questi tipi di partite. È stato bellissimo. Quanto è difficile giocare ogni 3 giorni e poi una sfida di Champions, campionato di nuovo Champions, anche per le energie, per provare sempre a vincere? Diciamo che stiamo giocando con un nuovo sistema di gioco da 2 mesi. Penso che ci abbiamo una rosa ampia, che siamo tutti a 200%, che quando una non ce la fa c'è qualcuno che può entrare e che la qualità non abbassa. Quindi penso che il nostro obiettivo è di stare sempre concentrate e soprattutto sempre orientate per aiutare il collettivo. Quindi il focus è allenarci, riposarci, mangiare bene, e quando siamo sul campo 200% e quando ce la fai, alzi la mano e il mister cambia con la compagna che sarà anche a lei a 200%, quindi niente. Senti, questa vittoria con la Roma vi dà maggiore consapevolezza sulla corsa scudetto? Diciamo che penso che abbiamo iniziato il campionato bene, abbiamo superato anche il turno preliminare di Champions, penso che abbiamo preso tanta fiducia, sappiamo che stiamo lavorando per un percorso che sarà lunghissimo, quindi facciamo step by step, ogni partita le prendiamo come vengono, concentrate, e l'obiettivo è sempre lo stesso, essere efficaci per poter arrivare ai 3 punti. E finché riusciamo a fare questo, penso che ci abbiamo una bella stagione che ci aspetta. Oggi sei stata determinante in avanti, ma hai fatto almeno anche un paio di interventi difensivi molto belli, ma soprattutto molto efficaci. Voglio chiederti se stai lavorando in particolare su questa cosa, visto che questa tua posizione, no, un po' più arretrata rispetto allo scorso anno, ti obbliga a fare le due fasi. Certo, il mister mi ha messo lì, quindi all'inizio ho dovuto sicuramente imparare cose diverse perché difendere quasi non era il mio punto forte, però ho lavorato tantissimo e penso che con le mie qualità questa posizione può essere d'aiuto alla squadra e sicuramente mi permette di esprimermi molto di più. Quindi è stato dura, però sto lavorando e penso che piano piano sicuramente le mie qualità uscirà fuori. Ciao Arianna, chiedo anche delle emozioni, insomma, di questa partita. Ma forse è difficile spiegarla a parole, tornare qua all'Allianz è sempre un'emozione grande. Siamo contente di essere tornate qua, ma soprattutto di aver vinto oggi. Arianna, io ti chiedo cos'è cambiato, perché lo scorso anno è una stagione molto difficile, adesso anche nella sfida con la Sampdoria in Coppa avete una consapevolezza, una forza che siamo passati più anni. Ma ovvio, l'anno scorso è stato un anno difficile, senza dubbio, però quest'anno siamo partite col piede giusto, ci sono stati tanti cambiamenti e siamo dentro al cambiamento, quindi stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Renna, quanto orgoglio c'è per essere il capitano di questa squadra? Ma sono contenta, ovviamente il capitano è Gama e quando poi lei non è in campo si va per presenze, quindi avendo più presenze indosso la fascia, quindi sono orgogliosa e contenta. Oggi hai fatto una partita di grande gestione, no? Forse meno incursioni, ma molta gestione e molta intelligenza come serviva per una partita del genere. Volevo chiederti, sei partita con Schatzer vicino, che abbiamo già parlato anche con, anzi ha dimostrato una personalità pazzesca, volevo chiedere un commento tuo su di lei. Ma assolutamente, è giovanissima e penso che oggi non era facile giocare davanti a così tanti spettatori per l'età che ha e le faccio i miei complimenti, secondo me ha tanto talento e deve continuare a far bene perché è una giocatrice veramente di prospettiva. Senti, Arianna, tu che hai vissuto tutti gli anni qui dall'inizio, ti sembra questa Juve assomigliare più alle prime, per fame, per cattiveria, rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, al di là del risultato, proprio come atteggiamento? Sì, assolutamente, l'atteggiamento è quello giusto, dobbiamo continuare a fare così, ovviamente noi pensiamo partita dopo partita e in questo momento sta funzionando, quindi speriamo di continuare così.